penso che sia tutto un complotto. In che senso? Ma sì, dai, non ti informi in rete? I rettiliani, la trilaterale, il gruppo Bilderberg, le scie chimiche, Rosa Croce. Sì, qualcosa ho sentito e qualcosa ho letto. E non ti fanno paura queste cose? Se vai dal dottore e questo rettiliano ti mangia? Io non lo vorrei un dottore rettiliano, tu sì? No, ecco, se si può scegliere magari no, grazie. Voglio dire, e se tutto è già deciso e controllato? E se fossimo fregati ancora prima di cominciare? Sì, sarebbe brutto. Sarebbe brutto. E basta! Ma come fai a restare così calma? E il piano Calerghi? E le massonerie? E i piani satanici per distruggere il mondo? Sì, sì, è tutto terribile, hai ragione, ma che ci posso fare? Ma non ti tremano i polsi? E se un'elite mondiale ha già deciso tutto? E tu, io, noi fossimo già fregati, morti, seppelliti? E se la corsa fosse così truccata che sarebbe come non correre? O anzi peggio, come se non ci fosse proprio la pista? Sarebbe brutto. Io non ti sopporto quando fai così. Con quella calma mi fai venire i nervi. Ma non ti preoccupi neanche un po'? Sì, sì, un po' mi preoccupo. Ma non credi a niente di tutto questo? No, non è, cioè, potrei anche crederci. Ma? Ma sono cose difficili da stabilire. Che ci siano le elite che provano a governare il mondo a discapito di tutti, è sicuro. Però... Secondo te non ci riescono? Vuoi dirmi questo? No, anzi, in parte potrebbero anche riuscirci, visto che l'1% degli esseri umani di questo pianeta ha più soldi del restante 99% messo assieme. Però... Però cosa? Però come si fa a capire esattamente come fanno? Ma si studia, ci si informa in internet e poi ci sono anche delle conferenze. Sì, sì, ma la prova schiacciante di tutte queste teorie è spesso che viene evidente e poi deve essere vero. Ora, se una cosa è invisibile, sicuramente può esistere, ma la sua invisibilità non può essere certo la prova della sua esistenza. Sì, sì, d'accordo, ma comunque queste cose vanno sapute, nel caso che tornino utili. Certo, ma infatti è bene tenersi informati su tutto, anche su queste cose. Però mi rimane un dubbio di fondo. Spara. E se il complotto più grande fosse proprio la teoria del complotto? Cioè? Immagina, un'elite che voglia governare il mondo ma non ci riesce perché tutti continuano a combattere. Me la immagino. Ok. Ora immagina che questa elite convinca tutti di aver già vinto, di aver già deciso tutto a tavolino e così facendo tutti smettono di combattere perché pensano di aver già perso. E così perdono. Quindi vuoi dirmi che le elite vincono proprio perché io sono un complottista? No, se ti informi basta, no, ma se gli dai abbastanza credito da smettere di batterti per i tuoi diritti e considerare tutto inutile, sì. Io? Sì, ambulanza, via ritorno 610. Sì, però mi raccomando, un medico che non sia rettiliano, grazie.